Bella a tutti ragazzi, qua Peggio di Video 87, ci siamo tornati su Creepypasta Land. Allora, non perdiamo tempo, facciamo load e ripartiamo da qua. Il volume. Allora, l'ultima volta, ora è troppo basso. Ok, l'ultima volta avevamo reclusato Ben, se non sbaglio. Ben. Aspettate. Ben e Ben, siamo una bella coppia, eh? Ci shippate tutti quanti. Solo pochi di voi sapranno cosa vuol dire shippare. Questa porta è bloccata. No, quel shift correvo. Tanto non sembra nemmeno Ben, ha gli occhiali, ha più un TC topi. Vestito di verde. Guarda cosa. Chi è questo tipo barbuto? Ciao, mi chiamo Matthew. Che bel nome, Matthew. E lavoro qui nel cimitero. Piacere di conoscervi. Ragazzino, in ogni modo Ben sta andando alla foresta? Sì, voglio mostrare a Ben l'intera città. È sempre bene camminare e parlare con amici, no? Giusto? Certo, di sicuro Ben. Credo tu possa giocare nella foresta, ma non andare nelle montagne dopo il fiume, va bene? Può essere davvero pericoloso. Noi ci andremo subito, ragazzi. Per tutto bene, andremo solo nella foresta. Quindi prenditi cura, prendetevi cura di voi. Se serve qualcosa, parlate con me. Perfetto. Musica. Rip. Se vedete un tizio senza faccia, comunemente chiamato Blender, mi conosce? Ti faccio andare. Ah, sto scherzando, il fantasma non esiste in nessun modo. Stronzata, amico. Rip. André Philippe deve essere uno degli sviluppatori. No! Lucas Boato! Te non sei morto! Ti hai creato il gioco, quindi non puoi morire. Marcos Leao! Deve essere gente che conosce il tizio a quanto pare. RIP! Vladimir Mendes! Qui nulla. RIP! Red Bane! RIP! RIP! No! Lucas, perché hai dovuto uccidere me? Ti prego, perché? Un minuto e sette, cazzo. Questo, ragazzi, era René Wurz. René Wurz era chiamato anche Luigi King Gaming. Era uno degli youtuber più bravi di tutti. Ha lasciato delle tracce profonde nei nostri cuori. E di sicuro non lo scorderemo facilmente. René, qui è tutto il tuo pubblico che ti saluta. Ti vogliamo bene. Comunque sia, continuiamo. Rip e niente. Stavo premendo contro. Non andare da quella parte, pericoloso, ok, di là c'è il fiume, quindi andiamo nella foresta e facciamoci inculare da Slender. Qui? Nulla. Crack in the wall. Allora, aspetta, lì per me non so dove si va. Di qua nemmeno, proviamo ad andare qui. Hai trovato la carta di Yu-Gi-Oh! Vogliamo scommettere che è la carta di Slender? Luigi Kid! Non me la ricordavo questa! Umano Gamer Effect! René Luigi Kid, il cacciatore di creepypasta. Qua? Non andare da creoso. Ok, allora quanto fare la foresta di là. Vorrei salvare prima, però. Allora, prima salviamo. Cioè ragazzi, io corro e basta. Me ne strafotto di tutto il mondo, io corro. Chi è sta tipa? Anche avanti in giorno la sua foresta è buia. Chi è sta tipa? It girl! E dovete andare via. E tu sei? Il mio nome non serve ora. Ti darò degli avvisi che if you listen, che tu li sento o no, ti importeranno. Credo. Ci sono c'è pericolo ovunque qua. Cosa? È scomparsa!
Let's go. Credo davvero che Messi abbia detto a Foresta. Sei sicura perché lo è. Ricorda per correre lo shift. Oh! Salvare, ricordatelo tutti quanti. Perfetto Slender, questa volta non mi fotti. Andiamo, che la cassa lì era vuota, quindi. Cosa c'è qua? Vattene demoni, non sei benvenuto qua. A cacciare la Slender, non potete aiutarmi prima, stronzetta? Ah, già non devi insultarla, se no il girl viene e mi ammazza. Ho detto che la palestra è un posto pericoloso, perché non sei andati via? Mi piace davvero tanto, ma giusto that guy on the outside? Cosa sta succedendo? Hai visto il tipo fuori? Cosa sta succedendo qui? Chi era quel tipo? È lo Slenderman da creepypasta. Sai, storie di terrore che puoi trovare su internet. Stai parlando a noi che Slender è reale? Ci stai dicendo che Slender è reale? Non posso crederci che la città sia condannata. Oddio, moriremo! È meglio se voi due dormite qui questa notte. Lui non può entrare in questa casa. Chi te lo può dire in ogni modo? Conoscerai presto le risposte. È meglio stare qui di notte. Do you want to save a box? È una palla di vetro. Saliamo su file 2, non si sa mai. Carta, questa ha visto certo che è lo Slender. Red medal is shining, c'è qualcosa qui. Blue medal. Ok, aspettate, prima. Quindi allora. Item Slender, the one of creepypastas. Ok. Devo dire che però le altre sono fatte bene. Per quanto esista il sito per fare le carte, sono fatte bene. Blue medal. Aspetta. La verità è nella tua mente. Punti puntini. Quindi di sicuro continua. Quello è rosa, è l'arancione. L'arancione è il mio colore, quindi mi fotto questo. Mi spiace, Ben. Stai dormendo. Un altro equo? Chi mi stai da stavolta? Sono qui da quando sei nato. Drake! È Drake questo? La musica di Sonic! Cioè, se io mi metto qui al culo salvo, posso stare qui e non fare un cazzo dalla mattina alla sera? Vedo però che va come sta stato, tipo questo è meglio se non mi mostro, sapete? Non so se mi sono... Ah! Dio! Non so se mi sono rimasto essere ucciso! Rake! C'è una voce debole che urla Rake! Che vorrebbe dire rastrello, Rake. Sono sbagliato. Giuseppe, mi sono svegliato qua. What? Sei andato a casa? Non ricordo il successo la scorsa notte. Non ricordo se è successo l'altra notte. Qualcosa non va. Ok. Vuoi salvare il gioco? Sì. Cosa devo fare? Che ti va qui mia madre che mi dice. Ciao Ben! Tua madre mi ha parlato di te. Mi chiamo Sally, aspetta! È quella della creepypasta, Sally? È lei? Piacere di conoscerti! Sto guardando Kendall Cove! Povera Luca, io ho creato Kendall Cove! Non sai quante risate mi sono fatto col fatto di fuori prima di caricare il video! Capirete tutto a tempo debito! La TV non si è solo stato, giusto? Tua madre ha detto che sei una brava persona, inoltre... A te dipende le... Do you take care of me? Dipende di quello di me mentre lavora. Quindi siamo essere amici. Ti stai chiedendo chi sia io e da dove sia uscita. Mi sembra giusto. Sono una piccola bambina, ho vissuto tutta la mia vita in questa città. Il teatro è la mia casa. Perfetto, c'è un bigliettaio pazzo per caso? Ben è il mio unico amico umano. What? Quindi sono indicato a farmi un nuovo amico.
e destino mi ha portato a te. Destiny! Non so perché ho fatto, saremo amici per sempre. Anche dopo la morte non saremo amici. Oh, sai, sta camminando con te. Sei molto specchio, ma siamo... Perché non ti fotti? Fotti! Perché non ti fotti? Non ti fotti, ti fotti. La rete 9 è round. È freddo e pieno di... Aspetta, Sorro era... Rancore era coraggio, Sorro era dolore? Boh, e segreti? Sei pronto già nei platimeni? Ma sinceramente no, ragazza mia! Ma sì, dai, andiamo, ragazzi, perché no? Ok, allora, Bloody Mary. Niente? Perfetto. Non mi aspettavo, devo trovare Ben, giochiamo a... Non sei nemmeno tanto cesta, se devo dirlo, eh. Cioè, sei cesta, volevo dire non sei bella. È cesta. È reale! Mary, voglio essere amica tua, ti prego, torni indietro! Lo specchio mostra solo sangue. Non viene! È la triste verità. Ci sono fantasmi, c'è una capacità. In quelle tue capacità. Se potessi, voi mi piacerebbe essere un'amica. You're pale? Non so cosa dire. Ebbene, possiamo andare a trovare Ben. C'è solo sangue sullo specchio, bene. Me lo Io sono sicuro che sta ragazza prima o poi me lo butteranno in di dietro. O meglio, dovrei dire Tici Tobi vestito di verde. Che ci fai qui? Sono spaventato. Davvero spaventato, sono svegliato mezzo nella notte ed è in casa mia, quindi I turned on one of my notebooks, una delle mie note. Ho iniziato a cercare il creepypasta su internet e poi ho trovato c'era delle mie creepypasta sul ragazzo chiamato Ben e che cosa bambina ha giocato? Legend of Zelda Majora's Mask ed è stato maledetto e infilato all'interno di questo gioco per tutta la dannata eternità. Non ti avevo mai visto così nervoso, Ben, prima d'ora. Credi davvero che tu sia il personaggio della storia horror? Sei stupido? Cioè, Sally, ehi, Ben, vieni più vicino. Quella ragazza è pazza. Quando è incontrata stava giocando nascondino e quando è iniziato a cercarmi mi ha seguito con un coltello insanguinato nelle sue mani. Ah, va bene. Di cosa state parlando? Di niente. Stavamo parlando di giochi. By the way, Ben, vuoi provare una cosa? Hai una console Sega, vero? Già. Ho un giochino Sega. Spiegherò più avanti questa frase. Ho scaricato ieri questo gioco e ho scaricato anche i salvataggi del memory stick. Mi è morta la dove! Mi è morto il diaframma, ragazzi, a fare sta risata. Non lo devo più rifare. Volete provare i tecnici del gioco a giocare nella Legend of Zelda Majora's Mask? Non importa, Teddy, perché il gioco di oggi non è Majora's Mask. È per una console Sega. Aspettate, voglio sparare a caso, aspetta. Vuoi sparare a caso? È Scotty Kerr? Ar. Ma chi era? Che cazzo sono? Sono il re del creepypasta? Oh. Ho partorito 27 bambini sullo schermo. Ora Ben e Sally camminano con te. Perfetto, guarda. Allora, però, formazione. Oh, Ben non... Sì. Sally non mi piace. E Ben sì. Quindi... Ho rottato, chiedo scusa. Quindi, Sally sarà per ultima perché io voglio Ben. E non voglio che Sally sia accanto. Prima salvo. So che sto parlando a strappo, oddio. Ma vabbè, chi siete forte, ragazzi? Sei pronto per farlo, Ben? Ah, sì, è solo un game. È solo un gioco, accendilo. Ok, adesso andiamo su Nickel. Sei il glitch della bambola Tate. C'è la bambola Tate in che non basta niente, voglio sto morire felice. Sei storia è solo una delle mie creepypasta preferite di Sonic, soprattutto. Ma il mio personaggio preferito in assoluto è Tails. Se vediamo si dice la bambola Tails funziona. Questo vuol dire che questa città è maledetta. Cazzo, ne ho paura. Quindi ci sono oggetti spiritici che penso possono essere divertenti. Ok, accendiamo. Cacbod.
Tesdol! Cristo santo! Teresa, se mi fai scherzi ti uccido! Dirò addio alle orecchie, vero? Can you see the sun shining on me? It makes me feel so free, so alive. It makes me want to survive and blue sky. Ok. Oh mio Dio, l'ambrantezza è fuori dal gioco. Moriremo. Dobbiamo andarcene. La luce. The Taste Doll Light. La luce del Taste Doll e l'urlo ha attratto altri demoni. Sally Goat è scomparsa. Oh! Che cazzo è sta tipa? Sally? Ehi, ehi, cosa stai facendo? Cosa stai urlando, tipote? Ben! Ben! Aspetta un secondo! Non era un incubo! No, è stato un incubo! No! È reale! L'ho vista! La bambola stessa è venuta fuori dal gioco! Abbiamo visto Slender, Jeff e Drake! Siete grandi bugiardi! Beh, non grande bugiardo! Niente è successo! E Super Sonic è iniziato... You got it? E Super Sonic è iniziato a urlare... Vabbè... Oddio, non ci crederà! È meglio se andiamo a fare pennonare un capo d'aria. Sì, vabbè. Prima devo salvare a causa delle mie riviste pornografiche. Una boccata d'aria non ci può fare che bene, ragazzi. Tranne tu, Sally, tu devi rimanere dentro perché mi stai sul culo. Certo, devo prendere... Allora, la boccata d'aria magari la prendo anche qui. Non è che vado fuori mentre piove. Che carino! Tutto che mi sta guardando in modo carino e puccioso! Ah! E che è l'arcobaleno, che belli! Che belli che ti l'arcobaleno! Questi due... Guardali, sono amorevoli! Lucas, perché mi hai fatto questo? Perché? Ah, mio Dio! Ho davvero paura adesso! Aspetta, la bambola dei cereali? Non è possibile, sono un personaggio videogioco! Come Sonic e Mario! Loro non esistono! Lui non esiste? Lui non esiste? Eh? Loro due non esistono? Eh? È come dire che nemmeno Totoro esiste a questo punto, no? Mi sembra giusto! Ma brava, Sally! Non sono sicuro di questo adesso! Se la bambola Tate è reale oppure no! C'è un'altra possibilità di essere un altro personaggio da cui basta come Eggman o Bowser! Se Eggman e Bowser apparissero qui, tu sarei tu ridessi un sacco. Ma se... Tate davvero esiste... Allora che... Then... Allora devo salvare le nostre anime... Maledette! Tate è qui, pensa lui a salvarmi il culo, amici! Se Eggman ti ripasta... Come me... Dovresti sapere che le cose... Che queste cose non hanno nemmeno un'anima! Credo che vogliono ucciderci! È logico, ragazzi, è tutto logico! Se hai ucciso quella bambola innocente, credo che ti ucciderà lentamente e beverà e beverà il nostro sangue! Di cosa stai parlando? Di che diavolo stai parlando, scusa? Vuoi salvare un demone e uccidere me, un tuo amico? Solo stai a chiudere la bocca e non fare niente di cattivo per te. Cerchiamo quella povera bambola ora. Ok? Mi spaventi. Let's do what... Facciamo da me voi. Ehi Ben, Matthew non lavora oggi. Andiamo alle montagne. Molto divertente, Ben. Problemi tecnici, ragazzi. Solo problemi tecnici. Devo andare veramente alle montagne, io saranno qui, le montagne. Sonic, in questo momento sto guardando se stabilo.
perché ora il tempo è veramente giunto a termine. Direi che potete lasciare un mi piace, un contento. Non ho più piano privato la mia sanità mentale, tanto da farsi fottere, ragazzi. Direi che potete lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Anzi, ancora, ci vediamo nella prossima parte di Creepypasta.